parliamo della retata che la polizia municipale ha fatto ieri al bed and breakfast. Siamo tornati in città per parlarne con gli uomini di Venezia.com e gli albergatori che ci hanno risposto un sonoro. Era ora. Per quanto riguarda i controlli che hanno fatto, io dico che era ora. Guerra ai disonesti, perché squalificano l'offerta turistica veneziana. Venezia.com e albergatori accolgono con un sonoro era ora il blitz della municipale di ieri ai bed and breakfast. Abbiamo una cosa come 13 enti che possono controllarci. I bed and breakfast hanno un tipo, fanno una dichiarazione forfettaria annua e quindi non hanno il libro dei corrispettivi quotidiano come noi. Il B&B non è un'impresa e questo, in seno al regolamento, è un dettaglio non da poco. Ci sono poi alcune regole base, come il limite delle camere, della proprietà dell'immobile in uso, bevande e cibi devono essere confezionati. Sappiamo benissimo che molte persone qui in città fanno i furbi e aprono bed and breakfast che non hanno i requisiti per esserlo. All'attenzione dei vigili, 15 appartamenti tra i sestieri di Castello, San Marco, San Polo e Canareggio. In quasi tutte le strutture mancavano l'autorizzazione di esercizio, il nulla osta igienico-sanitario ed erano state apportate modifiche ai locali per ospitare più persone rispetto al consentito. Noi abbiamo sentito di bed and breakfast allucinanti aperti da thailandesi, cinesi, anche da italiani per carità. Devono anche loro assicurare una certa professionalità e poi devono essere in regola. Come siete voi? Come lo siamo noi, albergatori.